Allora, ciao ragazzi, oggi vediamo la lotta alle eresie della Chiesa nel Medioevo, quindi in particolare diciamo XII e XIII secolo. Diciamo subito che il sogno del papato e dell'impero era sempre stato quello di governare su tutti i paesi dell'Europa, un solo stato, la Res Publica Cristiana, uno stato nel quale il papato e l'impero dovevano essere le due supreme autorità. Ma non fu così per una serie di motivi, perché per fare questo innanzitutto queste due stesse entità avrebbero dovuto essere coese, andare d'accordo, e invece abbiamo visto più volte che non fu così. Il papa era quello che aveva messo la corona sul capo dell'imperatore. Io ti ho messo la corona e quindi io ti ho nominato imperatore, perché è la volontà di Dio e io sono il suo rappresentante sulla terra. L'imperatore invece, lo avremmo spesso sentito dire, tu ti devi occupare esclusivamente di questioni religiose, di problemi religiosi. Alla politica ci penso io, all'amministrazione dello Stato ci penso io, dei problemi politici, militari, amministrativi me ne occupo io, perché io sono l'imperatore. E quindi questi attriti portarono divisioni, scontri e un potenziale indebolimento in certi periodi della storia. Abbiamo visto la lotta per le investiture, ad esempio, fra l'imperatore e Gregorio VII, che restituì tanto potere e vigore alla Chiesa. Quindi la storia medievale è continuamente dilaniata da queste lotte fra papato e impero, questi due poteri universali, e ad un certo punto la crisi diventa irreversibile. Barbarossa aveva fatto fatica a mantenere una certa autorità nel nord Italia, i comuni lo sconfissero a Legnano ed egli fu costretto a lasciare una certa autonomia ai comuni, e lo stesso papa lo aveva osteggiato. E anche la Chiesa aveva i suoi problemi, perché se è vero che spesso uscì vincitrice nel confronto diretto con l'imperatore, diciamo al tempo stesso però che aveva i suoi problemi interni. Nel 1054 cristiani e ortodossi, ad esempio, con lo scisma d'Oriente si divisero, e nella Chiesa vi era corruzione e decadimento dei valori morali, e questi motivi vennero presi come pretesto per contestare la Chiesa, e la contestazione favorì la nascita dei nuovi movimenti religiosi che la Chiesa doveva reprimere anche con la forza, perché questi movimenti mettevano a repentaglio l'esistenza stessa della Chiesa, minandone la credibilità. E in particolare i due movimenti che dettero maggiori preoccupazione ai prelati furono i Valdesi e i Catari. I Valdesi nacquero per opera di un mercante francese che aveva rinunciato a tutti i suoi beni, un certo Valdo. Da qui Valdesi, il movimento nacque a Lione e ben presto si espanse in Germania, nella Francia meridionale e anche in Lombardia e in Piemonte, attenzione, anche in Italia. Il Papa li scomunicò nel 1184, nonostante Pietro Valdo cercò di ottenere l'approvazione papale, come fece San Francesco, che cercò di ottenere l'approvazione papale, e questa approvazione arrivò. Ma a questo mercante francese, a Valdo, questa approvazione non arrivò, quindi non venne concessa questa approvazione. I Valdesi non misero mai in discussione la veridicità delle scritture, attenzione, ma sostenevano il fatto che tutti i cristiani avevano il diritto di interpretare e di predicare il Vangelo, quindi non solo gli uomini di chiesa, ma tutti i cristiani. Contrariamente a tanti altri movimenti eretici, la Chiesa Valdese è riuscita a sopravvivere ai giorni nostri. L'eresia che in ogni caso preoccupava maggiormente la Chiesa era quella dei Catari, in quanto la dottrina sostenuta da questi era molto diversa da quella cattolica e, secondo il Papa, avrebbe potuto minare seriamente l'esistenza della Chiesa stessa. Per tale motivo Papa Innocenzo III ritenne necessaria una crociata. Ricordiamoci che con Innocenzo III probabilmente la Chiesa raggiunge il suo apice di potenza assoluta. Per Innocenzo III le monarchie
europee sono stati vassalli della Chiesa, sono dei satelliti sopra i quali vi è proprio la guida politica e spirituale del Papa, di Papa Innocenzo III, che rappresenta l'apice della potenza nonostante i periodi di crisi. Innocenzo III, sai chi era? Ma magari l'abbiamo visto tutti almeno una volta nella vita nei libri di storia, come la porta di Ishtar, in sostanza, perché spesso nei libri di storia si vede questo affresco che si trova a Subiaco, nel monastero di San Benedetto. Si vede questo Papa con le braccia allargate proprio il volto di questo Papa, quel Papa è Innocenzo III, e spesso molti di noi almeno una volta nella vita in un libro di storia lo hanno visto questo affresco, perché è molto importante e perché rappresenta uno dei papi più potenti e carismatici della storia della Chiesa, Innocenzo III. Quindi Innocenzo intuisce che c'è un pericolo e questo pericolo va estirpato, e infatti Innocenzo III ritenne appunto necessaria una crociata contro questi catari. I catari sostenevano il fatto che a un Dio buono, creatore dell'universo e dello spirito, dell'anima, si contrapponesse un Dio cattivo. Quindi attenzione, qui cerchiamo di capire come la pensavano questi catari e perché vennero dichiarati eretici dalla Chiesa. Quindi questi catari, come stavamo dicendo, sostenevano il fatto che a un Dio buono, creatore dell'universo e dello spirito e dell'anima, quindi, si contrapponesse un Dio cattivo, il Dio del male, che aveva creato l'elemento materiale, il corpo. Infatti i catari, oltre a condannare ogni forma di potere e di ricchezza, odiavano la materia, a tal punto di non voler mettere al mondo figli, evitavano rapporti con l'altro sesso, e proprio perché ritenevano la materia creazione di un Dio malvagio, essi non mangiavano la carne. Secondo i catari, quindi, Gesù era giunto nel mondo per salvare l'uomo dalla schiavitù delle tentazioni e del corpo. I catari erano chiamati anche albigesi, da Albi, una città della Francia meridionale, che era ritenuta la loro roccaforte. Il Papa quindi indì una crociata contro i catari, alla quale parteciparono molti nobili entusiasti, anche perché era un'occasione per poter conquistare nuovi territori, oltre che liberare la Francia dal culto eretico cataro. Anche il re di Francia, Filippo II, fu entusiasta della crociata, anche perché i catari erano contro il potere temporale e volevano vivere in povertà assoluta, tutte regole che la Chiesa e i re non condividevano. E così nel 1209 venne indetta questa crociata, che riuscì nell'obiettivo di scardinare l'eresia catara. Albi, la città roccaforte degli albigesi, fu assediata, conquistata e distrutta, e gli abitanti vennero sterminati. C'è da dire che la battaglia decisiva tra catari e crociati, diciamo che gli eserciti che si fronteggiarono furono eserciti tolleranti nei confronti dei catari, come gli aragonesi e l'esercito di Tolosa, contro appunto i crociati, quindi le truppe francesi, che invece combattevano la crociata per estirpare i catari dalla Francia. E come dicevamo, questa battaglia venne combattuta a Muret tra le truppe francesi del conte di Leicester, Simone IV di Montfort, e Pietro d'Aragona, coalizzato con il conte di Tolosa, Raimondo VI. Spesso nella storia sono gli sconfitti a far più rumore dei vincitori. Annibale a Zama, Napoleone a Waterloo sono stati consegnati all'immortalità, e anche qui possiamo dire che è il caso di un personaggio davvero affascinante, il re d'Aragona, Pietro d'Aragona, Pietro II, che decise di non voler perseguitare i catari, o comunque si volle appoggiare al conte di Tolosa, che fu
molto permissivo nei confronti dei catari, permise proprio loro di fiorire nelle sue regioni. E appunto questi due importanti personaggi decisero di coalizzarsi, quindi Pietro decise appunto di schierarsi a fianco del conte di Tolosa e di dar battaglia ai crociati di re Filippo Augusto, filo papali. Pietro II, lo stesso Pietro II, pensate, che sconfisse i musulmani a Las Navas de Tolosa nel 1212, nella battaglia decisiva, quindi la battaglia decisiva nella lotta per la riconquista della Spagna da parte dei crociati. Eppure ora lo stesso Pietro si trovava a combattere contro il Papa. L'abile Pietro, che assediò il piccolo castello di Muret, nel quale Simone di Montfort tentò il tutto per tutto con una sortita, avendo a disposizione solo 800 uomini, trovò addirittura la morte in questa battaglia, e Pietro e Raimondo potevano disporre quasi del doppio degli uomini, 1500 uomini, e la sconfitta degli aragonesi e del conte di Tolosa del 1213 nella battaglia di Muret fu il momento decisivo, in quanto l'espansione dell'eresia catara subì un arresto, perché questi personaggi tolleravano la presenza dei catari, quindi essendo stati sconfitti i catari non poterono contare sull'appoggio di importanti nobili in grado di permettere, ecco, a questo movimento di proliferare. Quindi fu certamente l'inizio della fine, la sconfitta di Pietro e di Raimondo nella battaglia di Muret. E quindi si arrivò poi pian piano al definitivo tramonto, anche perché nel frattempo, pochi anni dopo, anche Raimondo VI muore, subentrerà il figlio Raimondo VII come conte di Tolosa, che nel 1229 farà pace con il re di Francia tramite un accordo, e alla fine i catari saranno sempre più isolati e resteranno solo un paio di fortezze man mano col passare degli anni agli albigesi, che piano piano si spensero. Quella di Montségur, la fortezza di Montségur, fu presa nel 1244, mentre l'ultima, quella di Quéribus, fu presa nel 1255. Se andiamo a vedere, queste fortezze vennero costruite in luoghi praticamente imprendibili, alla fine però vennero comunque conquistate queste fortezze. E con la caduta di Quéribus nel 1255 il movimento cataro ebbe definitivamente termine. Lo stesso Simone di Montfort, ricordiamo, che aveva sconfitto Pietro e Raimondo, aveva trovato a sua volta la morte nel 1218 durante un assedio di Tolosa che non ebbe successo. Quindi fu comunque una crociata lunga e dispendiosa anche per i vincitori. Per prevenire ogni forma di eresia venne istituito da parte della Chiesa nel 1223 il Tribunale dell'Inquisizione, nel quale erano ammesse torture nei confronti degli imputati ed era prevista anche la condanna a morte in caso di colpevolezza.